l'associazione Volontiamo che ci introduce l'argomento. Buongiorno, innanzitutto vorrei ringraziare l'associazione Volontiamo che ci ha dato la possibilità di fare questo incontro. Buongiorno, come ho detto vorrei ringraziare l'associazione Volontiamo che ci ha dato l'occasione di poterci incontrare e quindi poterne parlare di questi argomenti. Allora, l'argomento di questa trattazione è come viene trattata la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, partendo però ovviamente dalla raccolta differenziata, perché a monte c'è sempre una raccolta differenziata. Per molto tempo noi abbiamo fatto affidamento sull'idea di poter gestire i rifiuti, ma questa gestione evidentemente ci ha portato ad una crisi, ad uno stato di crisi. E per superare una crisi, come esempio, c'è bisogno di azione, di interventi, di poter intervenire e quindi adottare delle strategie per risolvere il problema. E quindi che ci portano al superamento della crisi. Vabbè, faremo una breve introduzione sul sistema di raccolta differenziata, ci concentreremo un po' di più sul trattamento della frazione organica e quindi dei suoi prodotti, il compost e il biogas, di come poterlo produrre in modo alternativo, e poi ci avvieremo alle conclusioni. Quindi questo problema, il problema della gestione dei rifiuti, ovviamente è un problema che incide sia sul sistema ambientale che sul sistema economico. Ambientale poiché dobbiamo salvaguardare quello che ci circonda, quello che è la nostra casa, e quindi ritornare ad un legame alla natura che stiamo man mano perdendo. E poi sul sistema economico, basti pensare a tutti i costi di gestione che ci sono per lo smaltimento e l'allontanamento dei rifiuti, quando poi molti paesi ne fanno una risorsa. C'è già una normativa di riferimento per quanto riguarda la questione dei rifiuti, è il cosiddetto testo unico ambientale, o meglio il decreto legislativo 152 del 2006, che regola tutto quello che riguarda la gestione dei rifiuti e definisce che cos'è la raccolta differenziata. È la raccolta idonea secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, che raggruppa i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, le abbiamo già viste prima, e da questo nasce poi un sistema di raccolta differenziata. Abbiamo il sistema porta a porta, il sistema con i cassonetti stradali e un sistema misto, cassonetti stradali e porta a porta. Questo dipende ovviamente dal contesto territoriale dove si va ad operare e quindi soprattutto dalla densità demografica. Per scegliere qual è il sistema migliore. Allora, vediamo un po' i numeri. La produzione di rifiuti urbani è in costante aumento. In Italia si produce circa 1,2 kg di rifiuti al giorno, di cui il 30% è organico. Quindi stiamo parlando di circa 10 kg al mese di questa frazione organica dei rifiuti che produciamo. Che cosa ha? Ha una caratteristica principale questa frazione, è biodegradabile, cioè praticamente è la natura stessa che li scinde in sostanze più semplici, e ce l'ha insegnato la natura, non dobbiamo mettere mano alternativamente. Allora, vediamo in particolare due processi di come si possono trattare questa frazione, di come si può trattare la frazione. Attraverso un processo aerobico, attraverso un processo in presenza di ossigeno, abbiamo il cosiddetto compost. Attraverso un processo anaerobico, invece, possiamo ricavare il cosiddetto biogas. Che cos'è il compost? Il compost è un ammendante, è una categoria di fertilizzante. Che cosa fa? Va a migliorare le caratteristiche chimiche e fisiche di un terreno.
quindi migliora sia la struttura sia per quanto riguarda l'apporto di sostanze e nutrienti che bisognano le piante per la loro crescita. Quindi viene prodotto attraverso delle reazioni chimiche di decomposizione in cui dei microrganismi in presenza di ossigeno decompongono la sostanza organica. Ma bisogna fare attenzione perché bisogna mantenere delle condizioni ambientali in grado di favorire questa attività microbica, in grado di far crescere questa colonia batterica, e bisogna quindi fare attenzione su alcuni fattori. I fattori principali sono l'ossigeno, l'umidità, la temperatura e il pH, e inoltre bisogna anche avere una giusta proporzione delle sostanze nutrienti di cui si nutrono i microrganismi per la loro crescita, cioè il carbonio e l'azoto devono stare in una precisa in un preciso rapporto. Vediamo un po' quali sono i rifiuti ottimali per il composto, o meglio, più che rifiuti, scarti ottimali. Gli scarti alimentari migliori sono ovviamente la frutta, la verdura, i gusci di uova, di noci, uova e così via, e gli scarti del giardino e dell'orto. Si possono utilizzare anche gli scarti come carne, pesce, pasta e pane, ma bisogna fare un po' più di attenzione, poiché possono attirare animali magari un po' fastidiosi, insomma, e anche pucce di agrumi e foglie di decorifere, perché così hanno una più lenta decomposizione. Allora, l'utilizzo del compost avviene nell'agricoltura, soprattutto nell'agricoltura e nel giardinaggio. Andiamo a vedere come possiamo produrre il biogas. Allora, quando questa frazione organica putrescibile acquisisce delle caratteristiche che non sono più idonee per essere trattate attraverso un processo aerobico, possiamo pensare ad un processo anaerobico, quindi in assenza di ossigeno. E poiché magari a causa dell'elevato contenuto d'acqua non si può attuare una digestione aerobica. Che cos'è il biogas? Prima l'abbiamo accennato, è una miscela di gas che è costituita soprattutto da metano, circa l'80-50-80%. Avviene attraverso la fermentazione batterica in assenza di ossigeno per mezzo di microrganismi anaerobi, e però si possono anche utilizzare altre tipologie di rifiuti organici, come ad esempio i fanghi di depurazione. Un altro problema è questo che ci affligge: le nostre acque sono comunque inquinate, stiamo parlando del territorio, ma anche le nostre acque. Quindi i depuratori noi non conosciamo nemmeno cosa siano, e producono fanghi di depurazione che devono essere comunque trattati prima dell'immissione nel corpo ricettore. E ce lo insegna sempre la natura come si produce una cosa, quindi ecco perché avvicinarci di più al legame con la natura, perché è la natura che ci ha insegnato il processo della produzione di biogas attraverso cosiddetto processo digestivo dei bovini. C'è un substrato in ingresso, c'è una digestione assimilabile, diciamo, alla digestione anaerobica, e c'è un substrato digerito. Come possiamo utilizzarlo il biogas? Potremmo pensare anche a una codigestione, cioè trattare i rifiuti organici in un processo anaerobico insieme magari ai fanghi di depurazione, sempre che i fanghi di depurazione vengano, diciamo, prodotti da un impianto di trattamento di acque reflue. Il biogas è rispetto al compost, che è una materia, quindi noi andiamo a produrre una materia, il biogas invece è un combustibile che ci fa produrre energia, e quindi potremmo produrre energia elettrica, energia termica o un impianto di cogenerazione in cui si ha una produzione di energia elettrica e termica contemporanea. Concludiamo descrivendo gli obiettivi, quali sono di questi interventi o queste strategie. La prima cosa è quella di valorizzare i flussi organici,
i flussi organici oggi sono diventati un problema. Dobbiamo valorizzarli, altri paesi ne fanno.